Ciao a tutte, cercherò di essere veloce e spero che questo video sarà abbastanza chiaro. Faremo virus onde, effetto onde, seguiremo lo schema. Io devo dirvi che io non lo faccio come lo schema, ho riportato alcune modifiche, semplicemente vi dirò quale modifica, poi a voi scelte se volete fare come le faccio io o volete seguire proprio a lettera lo schema. Come le faccio io velocizza il lavoro e lo fa diventare molto più rilassante, perché io riesco a guardare anche la TV, eccetera, eccetera. Quindi posso essere anche distratta leggermente. Se voi volete seguire a lettera e lavorare queste maglie alte nella maglia doppia sottostante proprio qui sopra, allineato, in modo allineato, allora dovrete avere buona luce, non guardare troppo a TV, eccetera, eccetera. Io vi farò vedere, spero di riuscire a far vedere tutti e due modi. Intanto iniziamo con 8 catenelle chiuse in un cerchio. Facciamo due gruppi da 7 doppie maglie alte suddivise con una catenella in mezzo, quindi 5 catenelle che ho già creato più le prossime 1, 2, 3, 6 maglie doppie alte di un totale da 7 e le 7 dall'altra parte. Ok, iniziamo a lavorare. Questa sarebbe quindi la seconda. 1, 2, 3, 3 e le facciamo 7, dopodiché facciamo una catenella e le prossime 7 maglie doppie, maglie alte. Allora, abbiamo creato 7 catenella e 7 doppie maglie alte. Ora facciamo semplicemente 6 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6. Giriamo il lavoro e andiamo a creare queste maglie alte, che saranno 6 solo nel secondo giro. Tutto il resto nello schema saranno sempre gruppi da 7, 7 maglie doppie alte e 7 maglie alte, 7, 7, 6, quindi sempre 7, solo in questo giro qui sono 6, e poi ai lati sono 8 di doppie maglie alte, parlo adesso. Il resto prosegue come vi ho spiegato, 7, 7, 7, quindi quando farete ai lati queste doppie saranno 8, 8, eccole qua 8, io già ho contato anche la catenella che si chiama, sostituisce la maglia doppia, no? Quindi 8, 8 e tutto il resto 7, come ho detto. Andremo a fare, sto pensando di creare in modo regolare o a modo mio. Intanto lo faccio regolare, poi se avrò tempo vi farò vedere anche a modo mio un giro nello stesso lavoro, non importa niente, perché non si vede la differenza. Quindi andiamo a creare 6 maglie alte, una in questo posto qui sopra la maglia doppia maglia alta, una, quindi allineato, 2, 3, ok, spero che si vede bene, sì, 3, 4,
5, quindi è unico giro dove avrete 6 maglie alte, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Noi adesso siamo qui e andiamo dall'altra parte, fare sopra le doppie maglie alte, le maglie alte qui dentro. Ok, quindi inizio in modo abbastanza regolare, poi vi faccio vedere come lo faccio io. 1, 2, dov'è? 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso facciamo 3 catenelle e una maglia alta. Io non vado a cercare qui nella catenella terza catenella perché non ha senso. Ok, sto semplicemente infilando il mio gancio qui sotto e vado a creare questa maglia perché non scappa da nessuna parte, quindi è sempre allineato. Poi in un grande shawl come questi, che si fanno di 180, 190, 200 centimetri, non si vede proprio se non è nella terza maglia. Non ha senso di andare a cercarla ogni volta. Quindi adesso siamo qui e andiamo a fare 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Giriamo al lavoro. E in questa, sotto queste 3 catenelle, in questo archetto, andiamo a creare, oltre questa che sostituisce la prima doppia maglia alta, facciamo prossime 7, quindi per un totale di 8 doppie. Così. Tutto nell'archetto, qui dentro. Ok, abbiamo fatto questo gruppo da 8 praticamente, quindi da 8 maglie, doppie maglie alte. Adesso andiamo a fare questa maglia bassa in mezzo. Quindi abbiamo 6, contiamo 1, 2, 3, infiliamo il gancio e creiamo questa maglia bassa. Dopodiché facciamo il nostro prossimo gruppo di 7 doppie maglie alte con una catenella in mezzo e le 6 ancora, se gruppo di da 7 ma doppie maglie alte, tutto in questo archetto. Ok, eccolo, siamo qui, quindi doppia qui nell'archetto, ecco, voi vedrete il vostro lavoro così, che si svolge così. Quindi 7 catenella, 7, ok? Allora, abbiamo fatto questi due gruppi da 7 divise con una catenella, separate con una catenella, e andiamo a fare adesso la maglia bassa come l'abbiamo fatto da questo lato. Ugualmente anche qui 1, 2, 3, contiamo, infiliamo il nostro, scusate ma c'è sole adesso, non ho, questo è il terzo tentativo di creare questo video perché il sole con me da ieri che scherza, è la luce e non riesco a crearlo come voglio, come vorrei in realtà. Quindi spero che si vedrà bene. Comunque, una maglia quindi bassa tra queste 3 e 3 maglie alte sottostanti. Ok, adesso facciamo sempre gruppo da 7 doppie maglie alte in questo archetto qui laterale. Ok,
l'ho fatta proprio brutta, scusate, ma la faccio nuovamente. Ok. Quindi 7, ne facciamo 7. Adesso abbiamo fatto 7, ma non è un gruppo da 7. Come ho già detto, ai lati ne abbiamo 8. Quindi qui abbiamo fatto una catenella più 7. E qui adesso abbiamo fatto 7 maglie alte e la facciamo ottava. E dove la faccio? Io non vado a cercare la terza catenella qui, ma la faccio dove ho fatto anche tutte queste 7. Quindi la ottava lo faccio qui semplicemente e va bene così, va benissimo così. Quindi 8 e 8 adesso abbiamo. Ora 1 2 3 4 5 6, giriamo il lavoro e facciamo, noi siamo qui adesso perché abbiamo girato nuovamente lavoro, quindi ora abbiamo sempre 7 sopra queste 7 maglie doppie maglie alte. Andiamo a creare 7 maglie alte e quindi iniziamo qui. Oddio, non si vede proprio oggi. Andiamo a fare qui 1 2 3 4, 5, 6 e 7 la facciamo qua. Quattro, 5 6 7. Quindi tra la ultima e la maglia bassa sottostante. Perché ho voluto farvi vedere questo, come regolare farlo dentro, cioè dentro la maglia, sopra la maglia sottostante, proprio allineato, perché vi farò vedere adesso come le faccio io e non cambia nulla, proprio nulla. E invece cambia solo che io in realtà ho semplificato il mio lavoro e lo faccio scorrere molto più veloce. Quindi 1 2 3 4 5 catenelle e andiamo a fare adesso qui, siamo qui, 7 maglie alte, 5 catenelle, 7 maglie alte, maglie alte sopra questo. Ma io stavolta, come ho detto, non le faccio così, ma faccio a modo mio. Quindi la prima vado a fare da questa parte opposta dove ho finito, da questa maglia bassa sottostante. Quindi la prima lo faccio regolarmente qui, ma vado sotto proprio, non vado dentro le maglie qui. Quindi una, due, guardate cosa faccio, vado in mezzo, due in mezzo, tre, quattro, cinque, sei, sette. Non cambia nulla, tranne, vedete? Queste sono lavorate come allo schermo, anzi, direi che sono anche più belle, secondo il mio parere. E si piega a creare l'onda come questa, uguale, non cambia niente. Quindi voi scegliete voi se volete fare come faccio io per semplificare, oppure volete fare
in questa maniera qui, quindi andare a cercare ogni volta, stare molto più attenti e di farla sopra le maglie sottostanti, proprio dentro la maglia, quindi in cima. Ho creato quindi 5 catenelle e ora qui abbiamo una catenella che abbiamo fatto di sotto, la prima doppia maglia alta, ed io vado a fare tra la prima e la seconda qui. Ripeto, per semplificare il mio lavoro, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Importante solo contare che combaciano i numeri di maglie, maglie alte, doppie maglie alte. Si sta creando bella onda, bell'ondulato sarà veramente, anche questo ovviamente. 5 maglie alte, 1, scusate, 5 catenelle. E adesso andiamo a creare prossimo giro di 7 maglie alte. Volete farle come le faccio io o ripetiamo come abbiamo fatto qui dentro? Facciamo come ho fatto prima. Qui, proprio così torno ad essere regolare tra le virgole. Quindi vado a farla nella sopra, nella maglia alta sottostante. Ecco, così vi ho fatto vedere in realtà tutti e due modi. Che non cambia niente, che si può fare in tutti e due modi. Addirittura vi farò vedere un'altra cosa, non la lavorerò, ma vi farò vedere l'effetto. Quindi 7 le facciamo. Questo è tra le virgole regolarmente fatto nelle maglie sottostanti. Ecco la settima. Siamo qui, no, dall'altra parte. Qui facciamo 3 catenelle. 1, 2, 3. E come al solito io non vado a cercare questa terza dove voi potete farla, ma vado sotto semplicemente perché semplifico il mio lavoro. Spesso lavoro di sera, di notte, quindi mi servirebbe una diottria enorme per cercare. Credo che siamo in tante a portare gli occhiali. Allora, lo schema continua così, è semplice. Quindi noi in realtà, scusate, vi faccio vedere, siamo qui. Allora, noi siamo 1 2, 3, 4 giri abbiamo fatto. 1, 2, 3, 4. Quindi noi ci troviamo esattamente qui. Qui abbiamo finito questa maglia alta. Dopodiché si ripete tutto. Quindi ricordatevi solo se lavorerete come vi ho spiegato. Quindi compresa questa catenella che sostituisce doppia maglia alta. Ai lati quindi 8. Il resto tutto quanto 7 e andiamo a fare 5 catenelle, giriamo lavoro, facciamo prossime 7 per un totale di 8. Andiamo nella quarta qui, lavorare di nuovo una maglia bassa, poi nell'archetto questo qui lavoreremo questo gruppo di 7 maglie, doppie maglie alte e così via. Basta seguire lo schema che vi ho spiegato, veramente è facile. Ora, eccolo, se trovo, volevo farvi vedere un'altra opzione che sarebbe la terza. In realtà, oltre di fare, questo è un po' più scuro, quindi, perché stessa lana, stesso gomito, stessi gomitoli, ma questo è iniziato dal scuro, questo dal chiaro, vabbè, era questa lana qui, vedete? Quindi questo gomitolo è iniziato da fuori da scuro, questo dal chiaro invece così. E ovviamente vi dirò con che cosa ho lavorato. Con questa cosa qui. Magic Mohair, Mohair Magic
come volete. Qui sono tutti i dettagli da Lana Landia, ovviamente, e vi lascerò sotto il video tutti i dati, tutti gli indirizzi di pagine, di canale, di tutto, di Lana Landia, di sito, eccetera. Questa volevo farvi vedere, ecco questa, guardate, è stata fatta e si creano le onde lo stesso con tutte le maglie portoghesi. Quindi non esistono le maglie doppie o maglie normali, tutto fatto nella stessa maglia alta portoghese. Così ho semplificato ulteriormente questo shawl, questo lavoro. Quindi potete farlo veramente in vari modi. Io credo di aver spiegato bene, spero di aver spiegato bene tutto il lavoro. Non vi ho fatto vedere, spostiamo un pochino perché volevo farvi vedere questo shawl e questo. Quindi questo è questo bellissimo virus ondulato, spostiamo, eccolo qua. Quindi veramente uno schema favoloso, eccolo. Vi saluto e a presto. Ciao ragazze!